Con Mortal Kombat X, NetherRealm Studios trasporta la trama del gioco 25 anni nel futuro. Un'occasione ottima per aggiungere qualche new entry alle vecchie conoscenze. Si comincia con Ferrator, un folle connubio tra un gigantesco mutante e una donna psicotica, per continuare con Dvora, in grado di sfruttare degli affilati arti chitinosi per ferire gli avversari. Da non dimenticare Kotal Kahn, modellato sui guerrieri aztechi, un combattente ravvicinato molto efficiente, e Cassie Cage, figlia di Johnny e Sonia, un agente di polizia caratterizzata da un'ottima versatilità. Con questo decimo capitolo, gli sviluppatori introducono tre differenti stili di combattimento per ogni lottatore, da scegliere all'inizio del match. In questo modo, il roster guadagna molta varietà e si limita all'efficacia del counterpick. I differenti stili si dividono sia tra approcci dalla distanza e ravvicinati, sia per atteggiamenti offensivi o difensivi. Bilanciarli a dovere non sarà di sicuro facile, ma la versatilità di questa soluzione è senza dubbio degna di nota. Si chiameranno ora Living Tower e ce ne saranno tre, distinte per periodo di aggiornamento. La Quick Tower cambierà ogni due ore, la Daily una volta al giorno e la Premiere sarà settimanale, con un'offerta caratterizzata da vari handicap che andranno a rendere molto più stimolanti gli scontri. Dei laser potrebbero comparire di tanto in tanto sul terreno di scontro, oppure una pioggia acida potrebbe costringere i combattenti a stare lontani da certi punti dello scenario. Una funzione cross-platform definita Faction War permetterà ai giocatori di competere anche quando giocano offline. Completando sfide e vincendo combattimenti, si andrà infatti a contribuire alla reputazione di una tra cinque fazioni da scegliere liberamente, con obiettivi aggiornati a scadenza di due o tre giorni. Allo scadere del tempo, vincerà la fazione che sarà riuscita ad accumulare il miglior punteggio, con il contributo di tutti i giocatori membri, i quali riceveranno ricompense sotto forma di distintivi da applicare ai propri profili online. Il sistema di combattimento del predecessore è rimasto pressoché invariato. La barra meter divisa in tre segmenti e i violentissimi attacchi X-ray tornano senza modifiche, mentre gli scenari vedono un'aggiunta in termini di interattività, derivata da Injustice Gods Among Us. In specifici punti, alla pressione di uno dei dorsali, sarà possibile danneggiare l'avversario sfruttando l'ambiente circostante. Tutto contribuisce a un sistema di combattimento adatto sia ai neofiti sia agli appassionati, generalmente semplificato nella complessità delle mosse, ma sufficientemente profondo. Mortal Kombat X sarà disponibile su PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One e PC a partire dal 14 aprile 2015.